tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul particolare e spettacolare, perché allora, prima è da un bel po' che ho questo pacco, ma non ho avuto il tempo di farlo, perché ovviamente sapete che la disposizione per quanto riguarda i video su YouTube è che devi correre verso le uscite più particolari. E ho fatto vedere altri video e questo l'ho lasciato tra virgolette alla fine. Questo è uno dei regali di compleanno barra Natale che mi ha fatto la mia migliore amica, e questo pacco è arrivato direttamente dall'America. Vi copro l'indirizzo perché è stato spedito da un amico della mia migliore amica e vi faccio vedere cosa ho preso. La scatola è così grande e cosa ho preso. Ovviamente avete già letto dal titolo, si tratta di un video per quanto riguarda acquisti fatti da Colourpop. Questi acquisti sono stati fatti dalla loro pagina Colourpop, non faccio vedere altro perché sennò si vede l'indirizzo del ragazzo, diciamo, a cui è arrivato il pacco. Per quanto riguarda i prezzi e tutti, ve li scriverò giù nell'info box. Vi sto facendo vedere questo video adesso perché veramente non ho avuto tempo, non sono poi stata bene, eccetera eccetera, ma lasciamo perdere, andiamo al succo. Ve li sto facendo vedere perché quando mi è arrivata sono rimasta molto contenta e ho fatto subito un altro ordine perché c'erano gli sconti, mi arrivavano sti sconti. Lo dovevo fare, mi sentivo di fare un altro ordine, quindi ho fatto un altro ordine. Allora, iniziamo proprio dall'inizio. E la prima cosa che ho preso è questo kit. Ne avevo presi due, perché uno era questo qui del No Filter Primer più 7 e l'altro era quello idratante, se non mi sbaglio. La confezione è questa nella scatola, molto molto carina. E all'interno si trovano tre prodotti, proprio perché dovete, diciamo, è la parte, diciamo, del primer, dove trovate la spugnetta, che è questa, che non so se notate, ma è tagliata da questo lato e anche il taglio proprio all'inizio, è quella tipo vellutino, che mi piace tantissimo. Poi, insieme alla spugnetta, abbiamo questo, vedete c'è anche la condensa, perché ovviamente faceva freddo, comunque. Queste cose mi sono arrivate, io ho fatto l'ordine nel periodo del Black Friday, mi sono arrivati dopo un paio di settimane, 3-4 settimane, un mese, diciamo così un mese. Ho preso il Set Mist di Colourpop, sempre questo qui No Filter. Ha fatto un po' di condensa perché ovviamente il trasporto e tutto, io non ho utilizzato niente perché prima volevo farvi vedere i prodotti intatti, ed è uno spray. Allora, e poi c'è questo che è il primer viso, non so se si riesce a vedere perché è rosa, c'è un color carne, questo No Filter, questo è il primer, quindi abbiamo il primer, il setting spray e la spugnetta, questi tre prodotti direttamente nella confezione così. Poi andiamo avanti, poi li sistemo. Ho preso un Jelly Match e Shadow, questo è una tipologia molto carina, a parte il packaging che è così molto molto bello. Questo è Sage Bundle ed è molto molto bello, pack così, e la parte interna è, vediamo se riesco a farvelo vedere, è così, è un gel si può dire, che si mette, cioè non lo so se si vedono i riflessi, guardate i riflessi, guardate, cioè ha pure i riflessi, è una cosa pazzesca, l'ho visto un sacco di volte nei video delle ragazze americane ovviamente, ed è un ombretto illuminante che potete utilizzarlo anche come illuminante, e la particolarità, se non mi sporco tutte le mani, ve la faccio vedere, aspettate un minuto,
La particolarità è che dovrebbe essere tipo un duochrome, comunque qua c'è l'ombretto ed è bellissimo perché oltre che ce l'ho ancora nel dito, vedete i riflessi? Ha dei riflessi con l'azzurro, il lilla, il viola, cioè guardate, è uno specchio, vedete, è uno specchio, quindi pensate a questo effetto negli occhi ed è una cosa esagerata. Andiamo avanti e prendo a caso ovviamente nella scatola. Questi venivano tutti nei sacchettini di Floribol che conservo perché devo spedire alcune cose. E ho preso questo che è un highlighter. La confezione è così, molto molto bella. Perderò più tempo nel farvi vedere le confezioni perché sono veramente spettacolari. E questo è il nome, Manifest Date. Questa patata qua, faccio vedere perché vi dico patata, perché ancora qua c'è la plastichina, vedete qua c'è lo specchio che non tolgo, e questo è l'illuminante, cioè guardate che pataccone c'è di illuminante. Vi faccio lo swatch, mamma mia è setosissimo, aspettate ho sbagliato dito, è setosissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Ed è questo rosellino qui, scusate il dito, ma l'altro era impegnato con l'altro colore. Ovviamente con tutte queste luci si vedrà poco e niente, però ovviamente ditemi cosa ne pensate e io vorrei truccarmi direttamente con tutti i prodotti che ho acquistato di Colourpop. Dov'è la velina? È qua. E qui è il colore, non so se si vede adesso, questo qui. Non so se si vede, vedete la luce? Vedete la luce? Ed è molto molto bello. Poi andiamo avanti e prendo un'altra palettina che è questa. Il pack è così, molto bello con questi colori. E questo è in a tranche. La palettina è così, sembra un po' cheap come palettina, però poco importa, basta che gli ombretti sono ottimi. Questa è la palettina, qui vedete c'è lo specchio, devo togliere soltanto la pellicola. E questi sono gli ombretti, cioè ditemi voi che ombretti sono, ma ovviamente sbocciamoli perché non l'ho nemmeno toccati. Questi sono gli ombretti, ditemi voi, ditemi pure. Beh, ovviamente ci sono quelli di sotto, comunque sono questi, bellissimi, non vedo l'ora di fare un make up con questi prodotti. Spero che non mi cada niente a terra perché sennò piango. Scusate un secondo, mi tolgo gli swatches e vado avanti. Allora, un altro prodotto che vedo è un Super Shock Cheek, che dovrebbe essere un highlighter, se non mi sbaglio. La confezione è così, normale, semplice. E sono le confezioni, questi qui, grandi, in questa maniera. Questo dovrebbe essere un illuminante, se non mi sbaglio. Comunque, il colore è questo. Ovviamente poi, mamma mia, questo è il colore. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Io non li ho swatchati perché volevo vedere l'effetto proprio che mi davano guardandole. Ovviamente con tutte queste luci si vede poco e niente, ma perché ovviamente ci sono le luci che fanno il suo riflesso. Poi ho preso una palettina, io ho preso tra virgolette cose a caso perché come rossetti, come matite già ce l'avevo, quindi mi sembrava inutile prenderle, quindi mi sono sbizzarrita sulle palettine. Guardate, questa è la palettina ed è un Candy Castle. Dietro è così,
guardiamo l'interno, che è questo. Molto carina, devo dire, molto molto carina. Qui, a differenza dell'altra, non c'è la velina sullo specchio, quindi andremo a mettere la scatolina. Mamma mia, sembra quella dei dolcetti. E questi sono i colori, sono uno più bello dell'altro, ovviamente adesso li sguociamo. Allora, andiamo con un neutro, scrivenza buona, anche questo, buona scrivenza. Andiamo con questo verde, devo dire che va bene. Questo, questi sono i colori, ovviamente ho sbocciato anche quelli più chiari, quindi vedrete, sì, si vedono, dai, si vedono, sì, sì, si vedono. Io sono molto contenta, ovviamente, perché già avevo provato alcuni ombretti, sì, alcuni ombretti, sempre quelli nella gialla arrotolata e altri, però tipo i rossetti, ero fissata con i rossetti e li avevo presi. Però quando fu pagai la dogana, anche facendo degli acquisti miseri, perché erano pochissime cose, e quindi da lì in poi ho deciso di non acquistare più Colourpop. Ma ovviamente con questa occasione della mia migliore amica ho deciso di prendere qualcosa. Ho preso anche un temperino, che questo non, per le sue matite è ottimo. E poi ho preso due prodotti per quanto riguarda il viso. Ho preso il fondotinta, che è questo Pretty Fresh, ed è idratante foundation, ed ha 30 ml di prodotto, ed è testato dermatologicamente, all free e vegan. Io ho preso la colorazione Light 55N, spero che la mia colorazione sia ottima. Questi li ho visti in svariati video, quindi l'ho voluto prendere. Io ho preso questo idratante perché ovviamente mi serve quello idratante per la mia tipologia di pelle. E questo è il fondotinta. Ovviamente lo proveremo e vi farò sapere. Poi, l'altra cosa che avevo preso, sempre per quanto riguarda il viso, è il correttore. Questo è gli Hyaluronic Cream Concealer. E anche questo è dermatologicamente testato, il free, gluten free, paraben free e ideal skin type, non mi ricordo che cosa significa, e nella colorazione 40 light. Comunque ve li scrivo tutto giù nell'info box, quindi troverete tutto scritto, non vi preoccupate, le colorazioni e tutto. E questo è il correttore, devo dire che mi sembra buono, però ovviamente sempre lo dobbiamo provare per vedere se va bene oppure no. Poi un'altra cosa per quanto riguarda il viso, e abbiamo finito, ho preso la Cipria, la No Filter Setting Loose Powder, nella colorazione Translucent, perché è la colorazione che prendo in qualsiasi cipria, diciamo qualsiasi cipria io prendo sempre la Translucent. E nella confezione così semplicissima, la scatola è questa, ed è questa la setting al contrario. Vedete quanta ce n'è? Cioè, ce n'è tantissima. 8,5 grammi di prodotto. Buona. Comunque, anche questa la proveremo e vi farò sapere. Poi, andiamo avanti. E qui mi hanno mandato la cartolina. Questa qui, piccola. Poi, ho preso un blush, che è della collezione, questa qui delle rose, dei fiori, però non mi ricordo che collezione è. E io ho preso Vogue perché ero curiosa di provare un blush. La confezione è stupenda, cioè guardate, una sciccheria veramente. E la colorazione specchietto, la colorazione è un color malva. Ma va, Stefania! Ovviamente ho preso un malva perché mi piaceva tantissimo. A me non piacciono i fiori, anche se ho il quadro di mio padre con i fiori, a me non piacciono, però devo dire che questo colore mi ha colpito tantissimo. Il quadro ovviamente sapete tutti che è quello di mio padre, quindi è lì e starà lì. Gli ho detto di farmene altri così posso cambiare lo sfondo. Poi vi faccio vedere gli ultimi tre prodotti, alla fine vi farò vedere una chicca.
Questo è un eyeshadow in glitter molto molto bello. E poi vi faccio vedere un'altra cosa sempre per quanto riguarda i glitter. Questa è nella colorazione 20G2 Angry Ghost e si trova in questa cialdina qui. Non so se si vede, ho paura che cade. Questa, e vedete già i riflessi qui, cioè sono questi glitter che ovviamente voi infatti non, cioè è inutile anche sbocciarli perché li dovete vedere proprio con il primer. Ovviamente questi devono essere messi sopra un ombretto, non sono dei glitter diciamo che hanno del colore al di sotto, quindi lo dovete utilizzare sempre con una base sotto. E poi la penultima cosa che vi faccio vedere è proprio una palettina per quanto riguarda i glitter. Questa è la palettina Colourpop, perché sinceramente avevo messo un ombretto, poi avevo messo un altro, sempre per quanto riguarda i glitter. Poi invece avevo visto io. Poi invece avevo visto questa palettina dove c'erano la maggior parte delle ombrette che io avevo scelto e quindi l'ho presa. Non ha uno specchietto, ma questi sono tutti i glitter che volevo prendere e quindi ho deciso di prendere direttamente questa, così da provare anche per vedere che tipologia hanno questi glitter, se si attaccano bene o non si attaccano bene, perché sì, è bello vederli così tutti luccicosi, però bisogna vedere poi nella palpebra come risultano, perché spesso capita che non siano un granché. Adesso vi faccio vedere la parte finale. Ovviamente ho preso la spugnetta, ovviamente Stefania Passione pennelli, non potevo che non prendere un set di pennelli. Era scontato e quindi l'ho voluto prendere. Il set si trova in questa custodia. Questo è il set di pennelli che ho deciso di prendere. Ed è questo, ed è color rosa carne. Sono dei pennelli morbidissimi, cioè ve ne faccio vedere uno per, diciamo, come simbolo di tutti gli altri, e questa è la morbidezza di questo pennello. Ha il manico in rosa cipria, la ghiera è in color grigio. Grigio lucido e stavo per dire i petali. Stavo dicendo i petali. Allora, la ghiera è tipo una specie di grigio canna di fucile e poi le setole del pennello sono tipo di due gradazioni, un rosa carne e poi bianco sporco. Sono bellissimi. Qui nella parte finale hanno il proprio numero. Questo, ad esempio, è un F28 e sono veramente morbidissimi. Io non vedo l'ora di poterli utilizzare. Ovviamente li andrò a lavare. Questo sarebbe da fondotinta, carino, molto molto denso e mi assomiglia anche al pennello di Nabla che io sto utilizzando per il fondotinta. Se vedete un corno qui, non ci fate caso, forse l'avete visto in tutto il video, ma non ci fate caso perché voi avete visto sicuramente i prodotti Colourpop, non i miei capelli. Comunque devo vedere, devo provare. Mamma mia, che maronne, belle, mi piacciono. Ovviamente li laverò e poi li utilizzerò. Comunque possiamo fare una full face direttamente con tutti questi prodotti perché oltre alla spugnetta e ai pennelli ho anche i rossetti e diciamo sì, riusciremo sicuramente a fare una full face proprio con tutti questi prodotti. Ovviamente ditemi cosa ne pensate e ditemi la cosa che vi piace di più e la cosa che vi piace di meno per quanto riguarda questo ordine fatto da Colourpop. Io ovviamente ringrazio tantissimo la mia migliore amica perché mi ha fatto questo regalo
Ovviamente sono cose scelte da me e poi lei ha fatto l'ordine perché ha avuto questa possibilità. Io ringrazio tantissimo Michela perché senza di lei non avrei potuto diciamo, avere tutti questi prodotti. Sono molto molto contenta perché oltre a questo c'è anche l'altro regalo, è un pacco di Julia's Place, quindi credo di farvelo dopo e sono molto contenta perché sinceramente era la cosa che volevo di più in assoluto, erano questi due regali per acquistare due prodotti che qui in Italia non si trovano, o perlomeno c'è il rischio della dogana, quindi non mi sembrava carino, diciamo, oltre a spendere soldi, fare anche pagare, diciamo, la dogana. E quindi tramite questa persona siamo riusciti a fare quest'ordine. Io le ringrazio tutte e due e vi mando un grosso bacio e grazie mille. Come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!